Vai, 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 vai. Apri, apri, apri. Oh, sì. Cercavo un po' di calma, ho trovato te. Ti carico di botte, ti dico buonanotte. Anche domani sera salaccate capoeira. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video su ODT, io sono Vrex e oggi proseguiamo l'avventura perché nello scorso episodio eravamo riusciti finalmente a risolvere qualcosa, eravamo riusciti ad arrivare in fondo al livello, però porca miseria, mi mancava un pezzo della chiave, quindi sono arrivato proprio lì osservando la fessura dove ci andava la chiave a piangere perché non potevo oltrepassarla. Nel mentre invece mi sono ricordato due cose, che ovviamente un pezzo l'avevo lasciato indietro, quindi c'era una stanza che non avevo visto e la stanza stava adesso vedrete dove. E l'altra cosa è che non avevo ancora recuperato il pezzo mancante del contenitore della perla. Quindi oggi andremo a recuperare questi oggetti e soprattutto andremo a fare il mazzo a tarallo al boss. Mi sono preparato una bottiglia d'acqua e vabbè, vi lascio al video. Allora, eccoci qua, dove ci siamo lasciati nell'episodio scorso, meglio non ci eravamo lasciati proprio qua, però qui era il esatto, laggiù c'era la porta a cui mancava un pezzo della chiave. Dobbiamo andare a recuperare il pezzo della chiave mancante. No. Ah, giusto, c'era anche questo pezzo qua che in realtà avevo saltato. Qui ci sono un po' di munizioni verdi, un po' di salute là in alto, se riesco magari a prenderla questa. Grazie. Qui ci dovrebbe essere cosa? Una mina. Ecco, facciamo così, vai. Così. Carichiamo subito la mina. In questo modo dovremo risparmiare un po' di tempo perché altrimenti qui dover scendere, sparare barili, risalire, sparare barili è tutto un affare, tutto un via vai. Vabbè, questo non era in programma. Comunque sia, vediamo che cosa c'era qua sotto. Non mi dire che non c'era un cavolo. Effettivamente non c'era un cavolo, però ne è rimasto uno sopravvissuto. Vediamo un po'. Non c'era assolutamente un cavolo, ragazzi, quindi ho sprecato benissimo una vita e un po' di salute. Optimus, partiamo alla perfezione. E comunque la strada giusta non era questa, ma devo tornare nell'altra porta, ovvero quella che sta tutta a dritto, se va via il teschio. Ecco. Di qua. È già aperta, vedi? Perché sapeva già che io dovevo tornarci. Devi tornare qua, simpaticone. Tu vorrevi andare via, volevi, Pensavi di andare via, invece no, no, torna indietro. Vabbè, se non altro non ci sono nemici perché il livello è già stato abbastanza ripulito. Almeno quello. Sì, ho lasciato anche un paio di munizioni indietro dove c'erano quei buchi con le punte, ma chi se ne frega, erano soltanto munizioni verdi. Dritto, mi sono perso. Sì, ok, il pod a sinistra, dritto. E di qua, vabbè, anche qui c'è della roba che esplode, una munizione verde che la lascio lì. Ah, e un'altra cosa. Vi ricordate che vi avevo detto che qui c'era una zona segreta e là sopra si poteva rompere il muro e queste sbarre qui dovevo superarle in qualche modo? Io mi ero sbagliato perché pensavo che ecco, il muro che si rompe è lì. Pensavo che ci fosse un passaggio dall'altra parte. Invece no, c'era una leva che alza questo cancello. Questa cosa me l'hanno detta i ragazzi, quelli inglesi che mi hanno spiegato che cos'è lo Psychei. Ora, dove minchia sta leva? Questa leva stava maledetta. Allora, qua su c'era quel cancello che si chiudeva a tempo e dall'altra parte c'era il generatore dei mostri. La leva stava ai piedi del generatore, nascosta in bella vista. Quindi laggiù. Una volta che i laser si erano aperti e io avevo distrutto il generatore principale, dovevo saltare dalla parte di là e lì accanto c'era la leva. Porca miseria. E niente, questo qui adesso non si può più aprire perché una volta chiuso rimane chiuso per sempre. Però c'è una buona notizia, io pensavo che il pezzo mancante del recipiente della perla verde fosse lì dove non posso andare perché ormai il passaggio è chiuso, invece no, è dall'altra parte, la stanza mancante. Quindi almeno quello perché se no veramente
dovevo chiudere il gioco, cioè ricominciarlo da capo. Se però magari riesco a ricordarmi dove cavolo devo andare. Esatto. E risiamo qui, ragazzi, dove c'era il corridoio fatto di vetri. Perché siamo ancora qua? Qualcuno più sveglio che ha seguito l'episodio precedente sicuramente l'avrà notato che io avevo puntato una zona con una freccia verde e però l'avevo scansata perché avevo preferito andare prima a salvare e poi l'ho completamente dimenticata e non ci sono più andato. Allora, io devo andare di qua, giusto? Sì, esatto. Andare qua. Che qui sopra c'era il pod di salvataggio. Lì, esatto. E mi mancava di controllare questa direzione. Cioè, questa. Guarda un po' dov'era. E niente, da questo lato ci dovrebbe essere effettivamente un bel po' di roba da raccogliere. Nonché il terzo pezzo della chiave. No! Bughiamo. Schianteschi, grazie. Dai, briciolini, sganciami qualcosa? Assolutamente no. Tirchie come poche cose. Aia. Però il lanciafiammino ti fa male, eh? Ok, apriamo. Che ci sta qua? Ci dovrebbero essere, infatti, mordigaretti. Una munizione blu. E un coso che esplode. Secondo me lì dentro non c'è nulla. È un barile troll, vediamo. Porco d'un Giuda. Ah no, ci sono le mine, meno male. Rompi il vetro. Vediamo un po' come sto a salute, a mana. Poi munizioni blu come al solito siamo a pelo. Munizioni verdi, adesso cominciano un po' a scarseggiare, nel senso sul contatore, non la quantità di munizioni di scorta. Poi 19 bottiglie di gas, me ne dovrebbero mancare 11 più o meno per completare la quest principale. Ancora verde, e blu, questa a me sale. Poi verde. Il verde è utile contro le macchine e contro i nemici minori come i mordigaretti e i pipistrelli, cioè quelli difficili da colpire. Per esempio, vedi? Un Buddha potenzia corazza, fammi un po' vedere. Oh, allora, la corazza. Aspetta, prima dammi il. Ok. Io direi a questo punto di tirare su un po' di arma, così il prossimo power up dovrei riuscire a acquisirlo normalmente, cioè tranquillamente. Poi mana, se non ricordo male che qua c'è dell'acqua, sì, e qua dietro ci dovrebbe essere una salute. Esatto, una salute. Allora, qua devo improvvisarmi Lara Croft perché devo fare. Mi devo aggrappare su delle sporgenze. Se non ricordo male, c'è una via secondo. E lì sì, c'è una scala da abbassare, ovviamente, però. Forse qua si fa prima, vediamo un po'. Sì, esatto. Se no ti dovevi appendere lì e poi. Cioè, quell'affare che si fa con le braccia quando si va di lato. Non so come si chiama quel movimento lì. Movimento laterale all'appendino. No, 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 no. Non prendere iniziative e non saltare per conto tuo. Esatto. Questo movimento qui, dicevo. Sono salti molto precisi questi, per cui devo fare attenzione, altrimenti si cade nell'acqua e devo rifare tutto da capo. E non ne ho voglia. E là c'è una vita. Sale. 10. Grappeschi. Allora. Prendi la vita. Esatto. 52. Esatto. Oh, adesso tiriamo in giù la scala. Così se casco almeno c'è la scala e riparto da qui senza fare tutti i saltellini mongoplettici. Qua non c'era nulla. Ok. Ok, adesso qua c'è un altro salto preciso che dovrei riuscire a farlo tranquillamente.
Esatto, qua c'è una zona segreta. Vai su. Ok. Che c'era qua? Un incantesimo. Ah no, con pezzo del contenitore, ottimo. Eccolo dov'era. Vedi dove te lo ce l'avevano nascosto nella zona segreta. Perché uno dice, come cavolo fa a trovare la roba se sta nella zona segreta? Però ho intravisto un incantesimo là dietro. Sì, esatto. Ok. Sì, questa è la zona delle teche. Ho mancato il... Va bene. Proseguiamo. Mordigaretti. Le piante che fanno collisione. Una mana, sempre utile. Non volevo usare la munizione blu, ma... Amen. Gas, gas. Adesso me ne mancano solo 10. Mordigaretti. Schianta. Oh, e l'altro pezzo del... Ora la chiave è completa, finalmente. Posso andare là e spiaccicarla dentro la fessura. Oh, un power up per la pistola blu. Sì. No. Ok, potenza blu raccolta. Vediamo un po' se ho fatto bene a tirare su subito l'arma. Assolutamente. Adesso ce l'ho a livello 3. 4, 5, 6, 7, 8. Come 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì, 8. È il livello massimo o è il 9 o è il 10. Ora non vedo bene perché è un po' sgranata l'immagine. Comunque sia. Proseguiamo. Abbiamo il terzo pezzo della chiave e adesso posso tornare indietro. Se non sbaglio i saltini mongofletici. Tac. Ecco, andava bene. Qui sono un po' pallosi, i saltini qui. Ok. Non dovrebbe in teoria esserci altre cose da raccogliere. E in realtà sì, ho mancato il... Porca miseria. Non vedo l'ora di uscire da questo livello. Qui ci si può aggrappare. Guarda che com'è fatto male. Cioè, fatto male nel senso poco visibile. Dicevo, incantesimo raccolto. Ho così tanta voglia di sortire da questo livello, tornado incantesimo potenziato, che mi ero dimenticato che lì c'era l'incantesimo da raccogliere. Ora però posso uscire. Ok, vai ragazzi, dritti sparati verso la porta e andiamo a fare il tambao al boss. Magari non da qua, ma da qua, che si dovrebbe fare prima se non mi incastro nella leva. Ah no, lì sopra non ci si aggrappa, giusto. Avevo provato anche quello ai suoi tempi. Va bene, la stanza mancante è stata completata. Adesso torniamo dove eravamo prima, all'inizio del livello. E ce la fammi tutta la passeggiatina nella vegetazione. Nel frattempo però voglio spiegarvi un attimo la funzione di questo livello. Ogni livello ha una cosa particolare. Nel primo, come ho già spiegato, era la zona degli scavi, dove c'erano i sassi e i carrelli trasportatori. Nel secondo c'era la fabbrica dei robot, per così dire, o meglio, dove i robot venivano riparati, dato che era una specie di ospedale. Nel terzo siamo in una specie di vegetazione, c'è una vegetazione idroponica, anche perché c'è dell'acqua. Questa torre del mistero, come dicevo, ha diversi livelli e ogni livello ha un qualcosa di specifico atta a creare una sorta di vita a circuito chiuso. Quindi un posto vivibile in cui si può sostenere la vita, la vita può essere sostenuta la vita, però sotto controllo. E infatti il boss che dobbiamo andare a sconfiggere adesso è un albero, o meglio sarebbe il re degli alberi, e lo si sconfigge soltanto con il lanciafiamme, o meglio dobbiamo fare un bagno di carburante e poi bruciarlo. Quindi anche qui si capisce come una torre del mistero che al terzo piano ha una parte con tutta la vegetazione, erba, funghi, ci sono anche dei funghi, quindi insomma
come dicevo prima, per sostenere la vita, però con taniche di carburante in giro nel caso si volesse distruggere tutto per poi ricreare di nuovo. Non ho la minima idea di quali fossero le intenzioni di questo Apuch, che è il nome del cattivo del boss finale che non ho mai incontrato. Però, stando al filmatino che abbiamo visto con il capitano Namath, voleva spadroneggiare su tutto e praticamente regnava dall'alto con un sacco di sudditi sotto di lui, schiavizzati ovviamente. Perché ogni livello c'ha un guardiano. Un guardiano che impedisce agli eventuali schiavi di fuggire. Ok, eccoci qua. Prima di tutto devo ripulire un po' la zona di sotto, perché ovviamente caricando si era resettata questa parte. Quindi rimettiamo il dente qua dentro. No, ho detto dente. Esatto. Tiriamo la leva, perché senza il dente la leva non si tira. L'ascensore va su. No, Nemesi. Ecco. Andiamo dall'altra parte, che dobbiamo recuperare l'altra bottiglia del gas, che come vi ricordo sta nell'angolo, anche se il modello è invisibile. Io mi posso curare, che mi fa ansia vedere la vita a metà? Sì, vai, ce ne ho 5. Dai ragazzi, ci siamo. Ci siamo. Ormai manca, non manca niente, ci siamo. Gas raccolto. Poi, sbang, riprendiamo la mana, l'incantesimo d'acqua, ok, e la munizione verde. Adesso ci leviamo da coglioni. Dai, 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 dai che si finisce, dai che si esce da quest'incubo. Non ho letto, ero talmente preso che non ho letto cosa era il tornado, mi pare, non, boh, vabbè. Dai, 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 salteschi. Vai, 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 vai. Vai, vai, voglio fare bye bye a questo livello. Vai su, dai. Olè! Sì. Vai, 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 vai. Apri, apri, apri. Oh, sì. Cercavo un po' di calma, ho trovato te. Ti carico di botte, ti dico buonanotte. Anche domani sera salaccate capoeira. Allora, ecco qui l'arena. Checkpoint passato. Ecco. Cambiata anche la musica, sembra una canzone di Crash di CTR. Allora, questo qui sarebbe un silo dove viene immagazzinato il carburante, che io penso sia catrame, considerando che esce del nero e anche in terra ci sono le macchie nere. Qua ci dovrebbe essere... esatto, vedi che mi ricordo. Dammi il pugno. È una extra vita raccolta. Sì, è petrolio, perché tra l'altro ci sta anche la pompa, quindi... non lascia molto spazio all'interpretazione. E qua ci dovrebbe... esatto. Questo è il boss, che al momento è ancora inattivo, perché si sveglia quando noi lo andremo a disturbare. A disturbare nel senso... esatto, porca miseria. Via, via, via. Ecco. Munizione già alla raccolta. C'è di buono che qua non ci... no, 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 no. Cioè, lui non ci viene, ma i mordigaretti con gli steroidi sì. Ecco, qua c'è una tipo una torre per le comunicazioni, non saprei. Sospesa nel nero, ovviamente, ma questi erano i limiti della Play 1. Allora, che cosa dobbiamo fare qua? Dobbiamo tirare... nulla, dobbiamo girare questa... questo volano, si riempie quello lì... e adesso la situazione si fa complicata. Questo albero che si muove come uno zombie, io devo farlo andare sopra una di quelle macchie e sparare alla fontana. Così lui si inzuppa per bene e poi gli devo dare fuoco. È un po' complicata la situazione, soprattutto se ci sono... no! Soprattutto se ci sono i mordigaretti che rompono le scatole. Però io potrei usare lo scudo.
lo scudo che è di fuoco. Oh, amico Frizzi, andiamo. Esatto, vedi? Vieni, vieni. No, 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 torna indietro. Perché si asciuga subito, io gli devo sparare una volta. Esatto, così. Ahia, però fa malissimo. Vai, vai ancora? No, bestia. Mostro. No, senti. Ah, li posso... Ok, con il verde posso distruggerli tutti. Ah, allora così è facile, dai. Io guarda, faccio... Vai, l'ho colpito. Vai, vieni. Vieni, inzuppati, inzuppati per me. Aia. No, no, aia, 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 aieschi. Aieschi, aiaione, aiaione, no, c'è... C'è quello che mi segue. Sì, però hanno rotto, se fai, vedi... La parte complicata sono anche quelli che ti vengono e ti mordono. Ah, ok. Si è consumato il carburante, devo andare a girare di nuovo il volano. Dai. Così si ricarica e dovrebbero... Le docce dovrebbero pisciare fuori di nuovo. Vieni. Vieni. Vai. Inzuppati un altro po'. Vieni. Inzuppati un altro po' per me. No. Come no? Non l'ha preso. Perché? Perché non l'ho preso? Sì, 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 sì. Dai, una caccola. Gli manca una caccola. Vieni, vieni, vieni. No. Bestioso. Da- oh, sì. Sì, ragazzi, e anche il terzo boss è andato. E vai. Proprio incenerischi, è diventato nero, proprio un blocco di carbone. Qui c'è nulla da raccogliere, dobbiamo sempre controllare come si chiama? La stanza prima dell'altra stanza. Qui qua non c'è nulla. Qua? Ah, buono, quindi se avevo dimenticato qualcosa indietro te la piglia, vieni e tambao. Perché... scommetti che si chiude anche questa. Esatto. Bene, ragazzi, non c'è più nulla da raccogliere. Almeno credo, fammi strusciare la guancia. No, non mi sembra di vedere nessuna stanza, nessuna possibile stanza segreta. Va bene. Teletrasporto, dovrebbe partire un filmatino, fammi salvare. Sì, ok, si passa al livello successivo e vai quarto livello, che onestamente non mi ricordo quale sia, ma chi se ne... Ah. Progressi, progressi. Ah, la prigione! Ok. Eravamo liberi. Avevo paura di cadere in un agguato, ma il mio compagno sembrava conoscere il posto come le sue tasche. O quasi. Resisti! Sto arrivando! Non mollare!